Ora ascoltate attentamente questa frase. Cras ingens iterabimus equor. Il professor Frangipane, onore e vanto del nostro liceo. Caro professore, tra poco ci saranno le elezioni politiche. Io vi sono grato per la preferenza, per la scelta, la stima, ma è per me una cosa talmente assurda, per me che sono così lontano dalla politica attiva. A fare il deputato non mi ci vedo proprio. È una responsabilità che mi atterrisce, un'attività per cui non mi sento portato. E poi ditemi voi, quale bravura, quale attitudine, capacità? Non ha detto né sì né no. Questo sì e no rappresentano la duplicità dell'animo umano, in cui coesistono due nature. Una orientata verso il bene, l'altro verso il male. Sezione che ritarda porta tanti voti a noi. Io sono tranquilla. Caro Don Giovannino, eccomi qua. E l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Quel figlio, quel ragazzano, insomma. Ora sta come il diavolo sotto i piedi dell'arcangelo. Sì. Dove sono nato e ciò di voglia. Ma solennità! Chi agisce a nome e per conto dei Dezzi. Onorevole, e i Dezzi siamo noi. E nei suoi momenti più eloquenti mi dice testuali parole. Nene. Già, perché lei mi chiama Nene. Perché non leggi più il Don Chisciotte? Il Don Chisciotte? Sì, il Don Chisciotte è un libro che io amavo tanto leggere, che mi piaceva leggere con lei e con i ragazzi. Oh, signora carissima, ma come sta? Bene, monsignore, bene. No, perché quando io ho detto l'onorevole non c'è, lei si è turbata, stravolta, ma che paura ha? Paura? E ora sa chi pensa? A Ferlazzano, all'onorevole Ferlazzano, il suo rivale, il suo nemico nello stesso partito. E non le sembra questo un disfacimento morale? Le aspettative di mio marito e quelle dei suoi amici si verifica al più presto. Vada, signore. Vada. Quando lei ritornerà in famiglia e riabbraccerà i suoi cari che tanto trepidano per lei? Quando tornerò? Tornerò sereno. Senza più turbamenti, senza allucinazioni. Senza più allucinazioni. Sconfitta di fronte all'omologazione, di fronte alla fatica della lotta, spesso senza successo, contro il sempre crescente sgretolamento di valori. Nella mano.
tutti quanti noi davvero un caloroso ringraziamento a tutta la compagnia, la nuova scena di Siracusa che questa sera ci ha onorato qui con la loro presenza.